Iscriviti al canale e non dimenticarti di cliccare sulla campanella per ricevere le nostre notifiche ogni volta che esce un nuovo video. Sia lodato Gesù Cristo, benvenuti in questo messaggio della Madonna del 13 aprile 2022 a Valeria Copponi, questa mistica di Roma. Maria, la Madre Santissima. Figli miei, la Pasqua si avvicina, ma se io chiedessi a ognuno di voi cosa significa, la maggior parte dei miei figli, soprattutto i più giovani, non saprebbero rispondere. O risponderebbero: è la festa dove troviamo l'uovo di Pasqua. Avete capito voi, figli miei, che appunto, a che punto sono arrivati i figli miei più giovani? Non è senza meno la colpa dei ragazzi, ma i loro papà e le loro mamme pagheranno caro questo peccato che offende mio figlio nella sua crocifissione. Mi affido a voi. Testimoniate con le opere, soprattutto con la Santa Messa domenicale, la confessione delle offese più gravi, in particolare alla Santissima Trinità. Io vi chiedo quanti di voi santificheranno questa ennesima crocifissione di mio figlio. Mai come in questi tempi, che voi chiamate moderni, si è offeso mio figlio nella sua passione. Figli miei, voi che capite quanto sia grande il nostro dolore in questi giorni pasquali, offriteci tutti i vostri sacrifici. Pregate soprattutto per coloro che sono fuori dalla grazia di Dio, coloro che non si renderanno conto di quanto sia importante per la loro vita eterna santificare le feste, soprattutto in questo periodo di passione, piangeranno lacrime amare. Figlioli, voi figlioli pregate in questa settimana, in particolare per la conversione dei miei amati figli, che stanno crocifiggendo Gesù per l'ennesima volta. Vi amo, figli miei, e vi riparerò sotto il mio manto dalle guerre in questi tempi. La benedizione di Gesù crocifisso e risorto sia su tutte le vostre famiglie. Maria, Madre Santissima. La Madonna ci parla di una verità, quella dove oggi molti si fanno la stessa domanda: ma è possibile che nel 2022 dobbiamo seguire la Chiesa, santificare le feste? Possibile che nel 2022 si debba parlare di peccato? Basta con queste cose della Chiesa, dei sacerdoti, che sono sempre visti in quell'ottica della pedofilia, o della guerra, o della ricchezza. Ed ecco che il demonio ha creato una New Age con tanti falsi profeti che attaccano la Chiesa e i fedeli dalla mattina alla sera. E questa New Age, a questa New Age ha messo come, ha creato in questa New Age dei falsi cristi, dei falsi profeti, che poi invitano tutte quelle migliaia di persone a non pregare, non andare in chiesa, oppure a seguire le pratiche orientali, come del tipo: abbandonate i rosari, le preghiere, i mantra, mettetevi dei cristalli di quarzo in casa che vi proteggeranno dalle malattie e dalle guerre. Il demonio è riuscito a rendere schiavo il mondo e a trascinare tante menzogne nel mondo e a sostituire le feste, soprattutto con delle celebrazioni pagane. Abbiamo il Natale, che dovrebbe essere la nascita di Gesù. L'abbiamo sostituito con il giocare a carte, e con l'albero di Natale, con il cenone. E oggi abbiamo la Pasqua, dove Gesù ci chiama a non rinnegarlo, come hanno fatto i suoi apostoli, e a seguirlo
sul Calvario per diventare martiri con Lui e offrire a Lui, che è sommo sacerdote, i nostri sacrifici, le nostre sofferenze, per la salvezza di tutti coloro che offendono la Santissima Trinità e mettono Gesù in croce tutti i giorni. Allora, la Pasqua per noi, se la Madonna ci chiedesse che cos'è per te la Pasqua, noi dovremmo essere onesti nel dire: Dolce Madre, la Pasqua non è solo Gesù che risorge, ma è Gesù che viene offeso insieme al Padre e allo Spirito Santo dai nostri peccati. E quindi noi mettiamo in croce Gesù ogni giorno. Questo mondo, Dolce Madre, rinnova la crocifissione di Gesù ogni giorno attraverso l'aborto, attraverso le guerre. Ma la guerra oggi non è solo quella con le armi. La guerra oggi è anche quella tra fratello e sorella, nei membri delle proprie famiglie, che discutono di cose banali. La guerra è il cristiano evangelico che fa la guerra al cristiano cattolico. La guerra è un insieme di pratiche dove c'entra sempre l'uomo e dove c'entra sempre, quasi sempre, l'offesa alla Santissima Trinità. Allora quanti oggi pregheranno per dire: Signore Gesù, ecco, oggi non sto bene. Nel mio caso ho un fratello che sta male a causa del Covid, e forse siamo positivi anche noi in famiglia, non lo sappiamo. Andremo a fare un tampone. E io oggi non mi sento bene. Ho dei giramenti di testa, ho dei mal di schiena fortissimi da una settimana, ho dei problemi di stomaco. Forse sono positivo, riesco bene o male a parlare e respirare ancora bene. Quindi forse questa positività dal coronavirus, o forse senza il tampone, ancora non ne sono sicuro, ma se sono positivo, mi è presa abbastanza leggera. A parte la schiena, che ha colpito tutta la mia famiglia, questo dolore di schiena allucinante. Allora, tutte queste sofferenze che oggi ho, le offro a Gesù per la salvezza delle anime, ma anche per chiedere perdono dei miei peccati, perché i miei peccati hanno offeso con le parole, con gli atteggiamenti, molti miei fratelli e sorelle. Magari loro non se ne rendono conto, però me ne rendo conto io. E ringrazio il Signore che intorno a me tanti fratelli e sorelle che lo lodano, invece a me mi trattano come una merdina puzzolente che non vale nulla. E lo ringrazio perché non valere nulla in questo mondo è la ricompensa più grande che esista, ed è l'unica via per ottenere la pace da Dio. La pace in un mondo dove è Pasqua ogni giorno e dove Gesù ogni giorno viene messo in croce dei nostri peccati. Allora la risurrezione di Gesù avverrà soltanto quando questo mondo verrà redento attraverso la seconda venuta di Gesù nella gloria, attraverso i segreti di Medjugorje. Forse non potrò andare in chiesa, perché devo andarmi a fare il tampone, devo anche mettere in sicurezza i miei fratelli e sorelle. Ma se risulterò negativo, posso andarmi a confessare, posso andare a messa.
e posso offrire a Gesù. Posso chiedere perdono dei miei peccati e posso offrire a Gesù anche questo tempo che sto usando per realizzare questi video, che sono per la sua gloria, sono per ricordare a tutti noi di come l'azione del demonio, attraverso la massoneria che è infiltrata nella Chiesa, ha portato nella stessa Chiesa a trasformare una grandissima percentuale di cristiani, cattolici e non cattolici, in cristiani pagani, che vivono di giudizio, di feste contrapposte a quelle cristiane, che come in questo caso ci sono i dolci, e invece il vero cristiano è quello che rifiuta, ripudia tutto questo, che onora e santifica le feste. E nel mio caso, che non sto molto bene, se non posso andarmi a confessare e andare a messa, offro attraverso la preghiera tutto questo video, le mie sofferenze, a te Gesù, per la salvezza dei miei fratelli e sorelle e per chiedere perdono per tutte le offese che la Santissima Trinità riceve. Sia lodato Gesù Cristo, il cuore immacolato di Maria, nostra Madre, la Madre Santissima. Finalmente è uscito il mio libro, La mia esperienza di conversione a Medjugorje nel 2012 attraverso questa estasi con Gesù Cristo. Potrai scaricare il mio libro gratuitamente dal mio sito, troverai il link in descrizione e ti abbraccio e ti porto nelle mie preghiere.